Non si dà pace l'amica dei cani Gabriella Tunno, che con amore e tenerezza cura il canile comunale di Noce Mattei. A far andare su tutte le furie la donna, a distanza di pochi giorni, sono ancora una volta i mancati pagamenti che creano non pochi problemi per la salute e la sopravvivenza dei cani. Pretendo la puntualità perché gestire una struttura come questa con i fondi che arrivano in ritardo diventa davvero complicato. Non so più come acquistare il cibo per gli animali. Sono arrivata allo stremo. Oggi è 18 aprile e sto ancora aspettando la mensilità di febbraio, tuona l'autunno. Non pretendo chissà che cosa, solo la regolarità dei pagamenti, che è indispensabile per gli amici a quattro zampe, spiega la donna. La responsabile del canile comunale attende anche il rinnovo della gestione. Un momento particolarmente atteso che consentirebbe all'autunno di accedere a una finanziaria e di acquistare un nuovo furgone per il trasporto del cibo. Il mezzo che usava fino allo scorso anno è stato infatti bruciato dai vandali.